fatto sul palco. Ah, dai, un colpo bello. D'occhio stupendo, davvero. Ma se io ti dico subito Radio Bella e Monella, tu cosa mi dici? Dico Radio Bella Monella, io sono un bello e monello, se dici moreno non sono un moreno morello, faccio questa roba, l'hai capito? I don't know, se non hai capito siamo al festival show, yo! Yeah! Ma scusa, no, mi prego, è il mio sogno. E se ti dico invece sì. Vanessa Gray? Se ti dico Vanessa Gray, dimmi ancora se ci sei. Ottimo, direi, come diceva Mr. Gray. Non capisci, no, faccio le rime, faccio il 6 in 6. E se sfidi me, Gray, cadi tipo Mayday. No, ragazzi, fantastico. No, ma qui dovevamo fare il video, però abbiamo tutto, ok, fantastico. Ti dico che alla terza però faccio tipo dare moneta a vedere cammello. Giustamente. Bene, Moreno, dai, che chiediamo un po', parliamo un po' del tuo progetto artistico, insomma, della tua esperienza di Amici. Cos'è che ti ha lasciato Amici? Di certo una bella esperienza formativa, ho avuto la possibilità di lavorare con dei professionisti che di certo al di fuori mi sarebbe stato difficile incontrarli, conoscere, avere la possibilità di lavorarci, tantissimi. Mi viene in mente il maestro Vecchioni, le lezioni lunedì mattina, bello. O aver conosciuto il maestro Beppe Vessicchio, gli insegnanti di canto, tutti quelli che ho avuto la possibilità di conoscere, mi è servito tanto anche per darmi un po' una formazione su quello che non era, quello che magari conoscevo, il freestyle, la scrittura dei testi, mi ha aiutato proprio a crescere. Che poi da alunno, cioè tu sei passato a giudice. A coach, cioè, proprio. Sì, in un anno tra l'altro, come peggio delle scuole serali ho fatto, quando fanno 5 anni in uno. Sì, robe infatti, così, sono, no? Beh, diciamo che hai fatto tutto, no? Ti sei fatto mancare niente, il talent, poi il coach, poi hai fatto anche l'appuntamento, quello tosto. Che al Festival di Sanremo sono stato anche felice di non averlo fatto subito dopo la vittoria d'Amici, quindi ho avuto almeno la possibilità, anche se magari tu dici soltanto un anno, però un anno comunque non catapultato da quello che comunque era il boom della vittoria di Amici, mi sono fatto le mie cose, ho fatto il coach e quindi so, almeno mi voglio autoconvincere, che il pezzo è stato preso anche perché proprio piaceva il pezzo e non perché stavamo cavalcando un'onda, diciamo. Però diciamo che la tua esperienza come coach, naturalmente nell'edizione di Amici, ti ha distolto un po' da quelli che sono i tuoi impegni artistici, proprio a realizzare musica, a fare la musica. Sì, certo. In quel momento, anche perché la cosa che dovrebbe fare in generale un coach, io faccio sempre l'esempio perché mi piace col calcio, è proprio sponsorizzare quelli che sono i propri talenti. Io avevo dei ragazzi da seguire, quindi spingevo più loro che spingere quello che stavo facendo io. Poi, visto che hanno vinto, Deborah ha vinto il programma e Vincenzo era il mio ballerino, ha vinto la categoria, dopo che loro hanno vinto ero proprio sereno, così rilassato, così mi sono ridedicato le mie cose, incredibile, uscita ad aprile, ha fatto disco d'oro, felice. Ma invece com'è stato avere dall'altra parte Michele Busè? Michele, caspita, mi ha fatto adesso schiera un'esibizione formidabile. No, cosa devo dire, caspita, se facevamo una gara io e lui a livello di carriera non potevo neanche scendere sul palco, ma visto, ripeto, che dovevamo spingere quelli che erano le nostre carte da giocare, in questo caso i ragazzi dei bianchi, io e lui i ragazzi dei blu, ce la potevamo giocare a darmi pari. Io ci ho messo un po' di stomaco, lui ci ha messo un po' della sua esperienza, alla fine comunque siamo stati fremati. È una bella cosa. Sì. Volevo chiedere a Giovanni Zani, ma non glielo chiedi a Moreno invece tu la sua età? Devi sapere tutti quelli che vengono qua, no? Tutti. Sono giovane, io mi sento un po', insomma, Allora, dillo che da poco siamo stati insieme al tuo 18°. Esatto. Hai visto? Per tre, per due, diviso, in fila, non si sa, dai. Prossimi progetti, Moreno? Guarda, prossimi progetti, grazie al cielo, sono in giro per il tour, date e così fino a settembre, pare un po', comunque sulla mia pagina ci sono tutti gli appuntamenti, ci sarò di nuovo un altro festival show, yeah. Quindi questa è una cosa che dico qui, ho visto prima tra le scalette le cose, e poi invece ci sono due pezzi in programmazione già che ho fatto, che non vi posso svelare, però uno andrà, allora uno sì dai, andrà in una compilation con tanti dei miei colleghi per ricordare un nostro grandissimo cantautore che non c'è più, questo ve lo posso dire. Ci accontentiamo, ci basta, va bene. Io trovo, ma adesso, carina l'idea di sottoporre a questa intervista, a questa chiacchierata tra amici con l'amico Moreno, con in sottofondo la musica, cioè, la musica, la voce di Albano. Vabbè, però comunque devo dire che il maestro, esatto, Albano, per essere comunque rispettoso, ci mancherebbe, mi è capitato più volte di incontrarlo in giro in questi anni, così, di cui una volta anche ad Amici, e comunque adesso devo ammettermi, ve lo potrà confermare pure lui, ci siamo incrociati nei camerini e lui mi ha confessato che è un po' lontano dal genere che io faccio, ma mi ha fatto i complimenti per comunque il mio essere dinamico e la grinta che ci metto ci fa che mi rende speciale in confronto agli altri. Quindi che bello, io ho detto maestro, non deve aggiungere altro, ce la marchiamo e portiamo
una casa. Portiamo la mia, insomma. Ma tu come stai proprio adesso, in questo momento della tua vita? Ma di certo impegnato, e cerco di avere la fame di lavoro da non rimanere sconcentrato, perché comunque sono giornate impegnative e non posso di certo stare su né sulle nuvole o a lamentarmi, perché c'è tanta gente che di certo si fa ancora il sedere più di noi. Quindi noi dobbiamo far vedere che siamo felici e che ci sbattiamo un sacco per fare cose belle. Ma prima di salire sul palco, hai un rito scaramantico? Ma ce l'avevo, ti dico la verità, quando giocavo a pallone facevo 3 saltellini con il piede destro. Adesso ho sempre paura, di devo vedere che proprio in quei 3 saltellini che faccio scivolo o così, quindi cerco di stare il più bravo possibile per non farmi male. Però in generale ci sono quelle cose che è più fisica, è una roba che vedo che mi accompagna da quando ero ragazzino, dai primi esami o le cose così, che ho questa roba nello stomaco così, e penso che finché ce l'avrò vuol dire che amo il mio lavoro. Quando non avrò più quella cosa lì, che un po' chiamiamola paura, tensione, ansia, vorrei dire che non, certo, me ne fregherà più niente. Certo. Sappiamo che devi andare, perché devi partire, hai anche un devo aereo partire, hai un aereo che ti attende. No, stavo considerando una cosa ascoltando il suo lavoro, che lui adopera poco le parolacce che solitamente altri colleghi nei testi usano, le buttano dentro proprio, sì, di brutto. Ma tu sei, diciamo, quando ci va ci va, poi sì, beh, certo. Però, abbastanza pulito, anzi, proprio. Ah, certo, dico, poi non faccio quello che non le conosce. Penso che conosco veramente tutte le parolacce. La che prima conoscono. Quale? No, scherzo. No, beh, penso che essendo genovese, certo, uno dicendo Belin, basta andare a tradurre che cos'è Belin. E ci siamo. Già, però in generale dico, quando ce va. Però in generale penso che per portare anche un genere che già, come diceva Albano, per alcuni può essere infatti sconosciuto, e cercare di arrivare a un bacino così grande, cioè a tutti, bisogna utilizzare secondo me un linguaggio che va bene per tutti, per non tutti. Per qualcuno sì e qualcuno no. Universale, perfetto. Universale. Facciamo prendere l'aereo? Sì, dai. Tra 5 ore ho l'aereo e domani sono in Calabria. Io, ah, quindi, nella mia terra, io sono calabrese. Per quello che l'ho detto, come te l'ho detto con il sorriso. E quindi, bella fratella, Balticina. Bella fratellone. Bella. Ciao sorella. Grazie, ciao. Mille, grazie, un abbraccio, ciao. E arrivederci. Buon lavoro, ciao. Moreno al Festival Show di Belle Monelle e Birichina, tappa d'esordio con il nostro Festival Show 2015. Ciao Moreno. Ciao.